e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ci ritroviamo in questo posto caro ormai per noi come comunità di parrocchie per rivivere l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Ci ritroviamo insieme e ci ritroviamo insieme come comunità cristiana, ci ritroviamo insieme come popolo santo di Dio perché vogliamo aprire questa settimana santa aprendo i nostri cuori. Aprendo i nostri cuori ad accogliere Gesù e ad accoglierlo non come vorremmo noi, ma come Lui vuole venire a noi. Tante volte noi ce lo aspettiamo trionfante ed ecco che invece si presenta a noi umile, no, cavalcando un asino. Ecco allora, in questa umiltà di Gesù, la nostra umiltà. Il nostro aprire il nostro cuore, il nostro inchinarci dinanzi a colui che si è inchinato dinanzi alla nostra umanità. Allora i segni di rami, dei rami di palma ed ulivo vogliono essere questi segni che ci ricordano. Gesù è venuto come mite e umile di cuore. La palma è il simbolo del martirio, l'ulivo è il simbolo della pace. Gesù, dando la sua vita, ci ha portato la sua pace, la sua riconciliazione con il Padre, con Dio Padre, con tutti quanti noi, con tutto quanto il creato. E quindi all'inizio allora di questo momento viviamo la benedizione dei rami di palma ed ulivo che poi porteremo nelle nostre case o ai nostri vicini o alle persone ammalate, alle persone anziane che non possono essere presenti. Con questo augurio, Gesù possa entrare nella tua casa, Gesù possa entrare nelle nostre case e noi apriamo le nostre famiglie nell'umiltà del cuore. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e di palma e concedi a noi tuoi fedeli che accompagniamo esultanti il Cristo nostro Re e Signore di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Thank you.
tuoi figlioli, donato il Salvatore, Osanna figlio di Davide, Osanna Redentore, Osanna figlio di Davide, Osanna Redentore. Il giorno giudice vive con Gesù, rimetti i nostri errori nel tempo del perdono. Osanna figlio di Davide, Osanna Redentore, Osanna figlio di Davide, Osanna sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un muletto. E se qualcuno, slegateli e conduceteli a me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderò indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un asino e su un puletto, figlio di una bestia da sola. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro. Gesù condussero l'asina e il puletto, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano dalla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. Parola del Signore. Solo una brevissima riflessione per già Padre Asta. Nella sua introduzione vi ha detto il significato delle palme, il significato della Settimana Santa. Io voglio far notare due cose del Vangelo. La prima e l'ultima: chi è costui? Chi è costui? Chi è Gesù? È una domanda che in questa Settimana Santa, piena di riti, piena di tradizioni, e vedremo che c'entrano pure le tradizioni, è una domanda che ci dobbiamo porre: chi è Gesù per me? Chi è Gesù che io voglio glorificare, adorare, che voglio avere come amico? Chi è questo Gesù del quale io voglio essere suo discepolo? E allora la Settimana Santa è un tempo di grazia, un tempo forte per capire chi è Gesù. Ma per fare questo bisogna però stare con Gesù, stare con Lui, conoscerlo, fare esperienza insieme a Lui. Quindi andare insieme a Lui con l'asinello, con il puledro, entrare, fare cammino insieme a Lui. Perché uno può conoscere una persona solo se sta con Lui. Se no, sente dire: io conosco Alessia, però so che è qua. Però se noi stiamo insieme e ci conosciamo,
sappiamo cosa lei vuole, che cosa ha in testa, perché mi domanda certe cose e viceversa. E allora la prima cosa della settimana santa è intensificare lo stare con Gesù. L'altra cosa che vi voglio far notare dal brano che abbiamo letto, quando Gesù entra e porta il poletro e l'asino, se poi ci fate caso, tutti che cosa fanno? A cominciare dai discepoli, prendono i mantelli e li mettono chi sull'asino, chi a terra per fare strada. Questo simbolo del mantello è un po' prendere la propria vita, quello che è di più caro, quello che ci serve, e metterlo ai piedi di Gesù per donarlo agli altri. Se alla conoscenza di Gesù, alla risposta che è costui, non segue una pratica di donare il mantello, di donare le mie cose, di uscire fuori dalle mie cose, non serve. Allora la settimana santa è anche un periodo, un momento, alcuni giorni in cui bisogna intensificare questa perdita del mantello, questo è il dare il mantello agli altri, a cominciare da Gesù, che poi lo distribuirà un po' a tutti. C'è un quadro di Giotto che rappresenta l'ingresso di Gesù, e c'è sulla destra, se su internet lo trovate, c'è sulla destra una donna che vuol dare un mantello, gli si impiglia i capelli e non lo può dare. E il significato è questo, cioè se noi siamo attaccati al nostro mantello, alle nostre cose, a quello che abbiamo, noi non possiamo più guardare Gesù, perché quella donna il mantello gli si mette davanti agli occhi e non lo guarda più. Ecco, allora bisogna spogliarsi delle nostre piccole cose per raggiungere le grandi cose, le grandi mete che Gesù solo ci può donare. E con questo adesso continuiamo la celebrazione. Bene, con questi sentimenti adesso ci snoderemo nella processione per andare in Chiesa Madre o al Sacro Cuore attraverso o via Garibaldi o via Pietro Micca, augurandoci reciprocamente buona settimana santa nell'accoglienza, nella meditazione, così come il diacono ci ha ricordato, e nell'accoglienza di Gesù nei nostri cuori. Imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù Re e Signore, e avviamoci in pace.